Allora, è stata una serata difficile e chi era in live con me su Twitch lo sa bene perché ho consumato rotoli e pacchetti di fazzoletti perché c'ho un raffreddore della Madonna. Forse adesso ho un po' meglio, ma perché ci siamo iniziati a esaltare, abbiamo iniziato a ridere. È stata una bella serata perché quando poi ci sono queste serate qui e la Juve vince con questo margine, puoi anche abbassare un po' quello che è il tuo grado di tensione, va tutto bene, va tutto alla grande e ridi perché poi questo è il bello del tifo e questo è il bello del calcio e questo è il bello di questa serata perché Allegri questa sera festeggia le 400 panchine nel modo adatto, poi ho 400, 4-0. Diciamo che il risultato più vicino a 400 era il 40-0, così era proprio 400. Quindi possiamo accontentarci del 4-0, che 40-0 sarebbe stato probabilmente eccessivo. È una bella serata, devo dire la verità, non la migliore delle Juventus, secondo me nel primo tempo dove c'eravamo un pochettino, secondo me lasciati anche sorprendere da quella che è stata la forza di volontà del Frosinone che esce comunque con le ossa rotte dallo stadio, e questo è un dato di fatto, non prendiamoci in giro, quando perdi 4-0 non si può fare niente se non dire che è stata una prestazione sicuramente non sufficiente, però nel primo tempo il Frosinone secondo me è venuto allo stadio con la voglia di fare un'impresa. Allora era la prima volta che arrivavano così là all'interno della Coppa Italia, sognavano di arrivare nelle prime quattro, cosa che non è accaduta. La Juventus affronterà la Lazio e poi eventualmente in finale la vincitrice tra Fiorentina e Atalanta. Dopo una serata del genere, dopo due gare di Coppa Italia in cui la Juventus segna 10 gol e ne subisce soltanto uno, tra l'altro regalato da Federico Gatti dopo un minuto dall'esordio di questa competizione in stagione, la Juventus penso che sia la candidata in questo momento qui, la candidata. Poi bisogna vedere come ci arriva ad aprile e tutte quelle robe lì. Però per quello che è lo stato di forma della Juve, per quella che è la dimensione, la sensazione che sta dando la Juventus in stagione, fate tutti gli scongiuri del caso, anzi guardate, ve lo dico con la mano destra nascosta, però la Juventus in questo momento non può nascondersi per la Coppa Italia, secondo me. Se per lo scudetto ci vado cauto anch'io e vi dico, la vedo un po' difficile qua, dobbiamo assolutamente insistere e credo che sia stata giusta anche la volontà di Allegri di non fare turnover, di andare dritto, di continuare con questi ragazzi e di mettere in campo quella che a tutti gli effetti è stata la squadra migliore, non prendiamoci in giro, a parte la porta, la difesa titolare, davanti ha tenuto giù Vlahovic, ma perché? Perché ha avuto la febbre in questi giorni. A centrocampo, per forza di cose c'era da rielaborare un pochettino, però Locatelli e McKennie sono dei titolari. Sugli esterni la scelta è stata spiegata da Allegri, Allegri è andato lì per vincere questa partita, per fare anche una partita di un certo tipo. E ancora una volta, ragazzi, torniamo all'interno di quel discorso e la domanda viene spontanea: perché in campionato una roba, in Coppa Italia un'altra? In campionato abbiamo segnato 29 gol, 29 gol in 19 partite, quindi 29 diviso 19 fa media di 1,52 in Coppa Italia. In due partite abbiamo segnato 10, media di 5. Media di 5 gol a partita in due partite è tanta roba, non prendiamoci in giro. E viene da pensare, viene da rispondersi perlomeno che sicuramente quelle che sono anche le ambizioni degli avversari, perché la Juventus ha affrontato l'ultima squadra in classifica in Serie A, la Salernitana, e il Frosinone che, sebbene sia una squadra che sta facendo molto bene, comunque una squadra di quelle che lotta nella parte destra della classifica, bene o male arriverà lì e dovrà salvarsi, e se poi c'è qualcosa in più ben venga, però l'idea è quella di salvarsi anche se stanno facendo una stagione meravigliosa, quindi sicuramente la Juve fino adesso non ha ancora incontrato squadre top, però il Frosinone aveva appena eliminato il Napoli e gli aveva dato 4 gol, non era stata eliminata così per sbaglio, un rimpallo e roba del genere, quindi c'è da essere felici, c'è da essere soddisfatti perché la Juve di Coppa è una Juve che funziona, forse una Juve con meno pressione, una Juve con più ambizione, una Juve che si sente più a suo agio, non lo so, le motivazioni sono tantissime, secondo me, possono essere quasi quasi infinite. A me semplicemente sembra che la Juve giochi con meno pressione addosso. Tutto lì. E
è che la Juve, quando anche in vantaggio di un gol, non si accontenta di difendere quel gol, ma vuole andare a farne un altro. Secondo me, queste due partite di Coppa Italia, sebbene contro squadre, ripeto, non di altissimo livello, non le più forti del mondo, ci danno la sensazione, ci danno la risposta e ci dicono che questa Juve anche in campionato se ne potrebbe segnare di più di gol, se potrebbe fare di più, però ha bisogno di quel passo in avanti dal punto di vista della mentalità decisivo. Poi ora inizia la parte difficile della Coppa Italia, perché non prendiamoci in giro per come è strutturata la Coppa Italia, che è una roba anche un po' folle e forse anche un po' lontana da quello che è il merito sportivo. La Juventus entra agli ottavi, partita secca in casa con la Salernitana, vince e va ai quarti, partita secca in casa con il Frosinone, vince. Adesso inizia la Coppa Italia, andata e ritorno. Inizia con la semifinale, praticamente due partite in più rispetto a quello che dovrebbe essere ora il format della Supercoppa. La Coppa Italia è una coppa un po' particolare e ora che sono uscite le altre, ora che è rimasta la Juve, io sinceramente, arrivati a questo punto, la voglio vincere, senza se, senza ma. Poi, ovviamente, nel calcio, nello sport, tutto può accadere, però io sono già orientato ad aprile quando dovremo giocare contro l'Astro andata e ritorno. Poi che dire, bisogna parlare dei singoli, sicuramente lo faremo domani nelle pagelle, però parliamo di un paio di giocatori in particolare. Ma prima di andare in fondo a questo video, io ve lo dico. L'altra volta avevo chiesto 1.000 like per ogni gol della Juve. Questa volta chiedo la stessa cosa, quindi 4.000 like di supporto, però ve ne dico anche un'altra. Se arriviamo a 4.000 like, domani mattina live reaction, perché qualcuno ogni tanto mi chiede: ma le live reaction non le fai più? No, io su Twitch le faccio sempre, e i ragazzi che ci sono lo sanno. Semplicemente, se devo mettermi lì a editare una live reaction in cui facciamo un gol, o l'1-1, o il 2-1, cioè qualcosa di poco, non mi piace. Se invece diventa una roba corposa con tante occasioni del genere, mi piace portarle. Guarda caso, fino adesso in stagione le due partite che ho voluto portarvi sono quelle di Coppa Italia, quindi lascio a voi la dimensione. Però parliamo dei marcatori così al volo, perché Arek Milik ne aveva fatte addirittura 4. 4 ne aveva fatti, uno annullato per fuorigioco. Mi è dispiaciuto tanto perché va bene, si porta a casa il pallone, però quanti giocatori possono dire ho segnato 4 gol in una gara ufficiale contro la Juventus? Mica tanti, secondo me, nella storia. Anzi, quasi quasi dopo vado a fare una ricerchina. Se qualcuno vuole scrivermelo nei commenti, ben venga. Gli sarebbe stata sicuramente una cosa figa, una cosa figa. E invece Yildiz, vabbè. Allora, se fai gol sempre, bravo tu. Però c'è un giocatore su tutti stasera che forse, anzi forse, non appare nel tabellino marcatori perché non c'è. Però ragazzi, come gioca? Ah, come gioca? No, mica del Piero McKennie, o dovrei dire Pirlo, non lo so, ha dato dei palloni stasera, ragazzi. Sembrava Andrino da Brescia. Io capisco che Pirlo abbia allenato McKennie, però non pensavo gli avesse pure passato il talento, un po' come Space Jam. Forse gli alieni hanno usato la bottiglietta d'acqua su Pirlo e ora McKennie ha quelle movenze. Non lo so, ma che giocatore è diventato questo McKennie? Poi sì, certo, il Frosinone, diciamo quello che vogliamo, ma sta facendo una stagione McKennie, ragazzi, che è da prendere, incorniciare e mettere attaccata al muro, in modo da ricordarsela ancora per tanto tempo. Bravo Weston, cioè io oltre che dire bravo Weston non so che altro fare. Quindi stasera c'è poco da dire, c'è solo da godersela, perché queste sono le serate in cui te la devi godere. Cioè, senza stare lì a girare, a dire, pensare, no, stasera te la godi e dici: bene, 10 gol in due partite di Coppa Italia è sicuramente qualcosa di bello. La cosa brutta, che non c'entra niente con questa partita, è che giochiamo martedì la prossima. Ma si può giocare di martedì la Serie A? Ma che idea è? Ma è una follia incredibile. Ma giochiamo martedì con il Sassuolo. Va bene, d'accordo. Giocheremo martedì con il Sassuolo, che è un po' la nostra bestia nera, perché fino adesso è l'unica che ci ha sconfitto in stagione, e sono molto curioso di vedere la Juventus come la approccerà con anche degli squalificati, e
che questa sera hanno giocato invece titolari in coppa, ma di questo parleremo poi. Fatemi sapere anche un po' le vostre considerazioni, come l'avete vissuta, perché a me viene sempre da ridere quando vedo così tanti gol della Juve, perché non sono abituato. Cioè, quando mi siedo qua e guardo le partite della Juve, tutto penso tranne che si possa fare 10 gol in due partite. È successo, meraviglioso, fantastico, portiamoci a casa il bello, che poi del brutto si fa sempre in tempo a parlarne quando accadrà, perché questo è un momento bello, magari anche tutto l'anno sarà bello, io mi auguro meraviglioso, però poi i momenti brutti torneranno e lo sappiamo bene perché fino a poco tempo fa vedevamo un po' tutto grigio, tendente al nero, e invece in questo momento va tutto meglio. Un abbraccio, un bacio, buonanotte, a domani mattina con la live reaction, 4.000 like.